Per i bambini e gli adolescenti il paese fa molto poco, stiamo culturalmente in ritardo nel paese al di là di tanti annunci. Questo è il concetto ribadito nel corso della presentazione del libro scritto dal Garante per l'infanzia Vincenzo Spadafora dal titolo La terza Italia. Secondo i dati Istat riferiti in 2 anni si è passati da 700.000 bambini che vivono in famiglie povere a 1.400.000. Perché stiamo arretrando culturalmente il nostro paese, al di là di tanti annunci per i bambini e gli adolescenti si fa molto poco, basta vedere l'ultima legge di stabilità, i tagli che ci sono al Fondo Nazionale per l'Infanzia e molte volte invece le associazioni e le organizzazioni si sostituiscono ai comuni e alla politica. Questo è un bene da una parte, ma dall'altra parte vuol dire che nel nostro paese qualcosa non funziona. All'incontro che si è tenuto al Teatro San Nazaro ha preso parte anche il vicepresidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, che ha insistito su come l'Italia trascuri sempre di più il terzo settore. Questa è quella parte di Italia che lavora di più e viene sempre più ignorata e sempre più trascurata. Andate a parlare con le persone del terzo settore di Barra Ponticelli, parlate con tutti gli enti creditori del Comune di Napoli. Io penso che il tempo delle chiacchiere sia finito. Questo governo a livello nazionale deve dimostrare nella prossima legge di stabilità di voler dare una mano a questo settore, di voler premiare chi si è sempre impegnato ormai per beneficenza, per far risollevare le parti più disagiate di questo paese. Il problema è che è una legge di stabilità che in questo momento taglia la sanità, aumenta le tasse locali inevitabilmente, però la vera sfida saranno gli emendamenti. Venerdì si chiude il termine degli emendamenti alla legge di stabilità, delle proposte delle forze politiche, poi si inizia a ballare e speriamo che ci possa essere un sussulto d'orgoglio del Parlamento al di là di quello che chiede e ordina Matteo Renzi.